Magic System, Rev Wall, Shanky. Amici sportivi, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Extra Time Zona Napoli, il settimanale sportivo dell'Associazione Italiana Napoli Club. Inutile nascondersi, è il momento più buio dell'era De Laurentiis dal ritorno del Napoli in Serie A. Il crollo verticale della squadra è sotto gli occhi di tutti, la delusione è forte. Il Napoli ha trascorso di fatto l'intera settimana in ritiro in vista del derby di domani e della successiva partenza per l'Arabia Saudita. Oggi ha parlato e tornato anche in conferenza Walter Mazzarri. Ascolteremo qualche stralcio interessante della chiacchierata con i giornalisti del tecnico partenopeo. Sullo sfondo un mercato che fino ad oggi non ha ancora dato, diciamo, quei sussulti che tutti noi speravamo. Tanti gli spunti di riflessione anche questa sera. Do il benvenuto ai nostri ospiti, a cominciare dai nostri due baluardi. Gianni Improta, ciao Gianni. Ciao Enzo, buonasera. Mimmo Amalfitano, ciao Mimmo. Buonasera, bentrovati. La nostra compagna di viaggio, Sonia Sodano, ciao Sonia. Ciao Enzo, buonasera a tutti. È tornato a trovarci il collega Marco Martone, ciao Marco. Ciao, un saluto a tutti voi. Il nostro padrone di casa, Saverio Passaretti, ciao Saverio. Buonasera, bentrovati. E do il bentornato anche al collega Antonello Giannetti. Ciao buonasera, Antonello. Buonasera, ciao Enzo, ciao Sonia. Prima di iniziare devo ringraziare come sempre Euronics Tufano che come sapete vi porta allo stadio regalandovi due biglietti per assistere alla prossima partita interna del Napoli. Basterà rispondere esattamente alla domanda che sto per farvi. I due biglietti andranno ai primi due telespettatori che avranno inviato un messaggio al numero che vedete in sovraimpressione. Nella storia il Napoli ha affrontato dal dopoguerra in poi quattro volte la Salernitana sul proprio campo. Vogliamo sapere come terminò la prima partita, il primo derby giocato tra Napoli e Salernitana sul campo degli Azzurri. E allora entriamo finalmente nel vivo, comincio come sempre da Gianni Improta. Gianni, avremo modo di sentire quello che ha detto Mazzarri, o meglio le cose salienti della lunga conferenza stampa di oggi del tecnico del Napoli, però io partirei proprio da questo ritiro, no? Gianni, tu sei stato calciatore, poi dirigente per tanti anni, hai vissuto sicuramente momenti come questo. Secondo te può essere utile questo ritiro? Lo condividi e soprattutto nella situazione attuale del Napoli di quest'anno? Dunque, io ho giocato a calcio in un'epoca dove il ritiro era dietro l'angolo, si andava sempre in ritiro prima delle gare di campionato, alcune volte addirittura a metà settimana, dal giovedì. Erano giorni salutari quelli per i calciatori, perché il calciatore, al di là di come lo si vuol fare intendere il calcio di oggi, quindi il calciatore che è il protagonista, ma non è vero che erano tempi, quelli miei tempi ormai andati e quindi non bisognava ritornare. Il calciatore è un essere umano e come tale ha bisogno di riposarsi, mangiare a orario, cercare di concentrarsi. E ovviamente tutte queste cose vanno a beneficio della singola performance. Sì. E allora il ritiro per me è salutare, il ritiro minimo, ecco, un giorno prima della gara va bene. Questo ritiro del Napoli lo si vuol far passare per un ritiro punitivo, ma non è punitivo. È un ritiro, secondo me, che
hanno voluto sia i calciatori per il brutto momento che... Lo ha detto anche Mazzari, poi lo sentiamo. Esatto. Sia la società ed il tecnico. Al tecnico sarà servito molto, perché avranno parlato molto di tattica, di come effettivamente lui vorrebbe che giocassero i suoi ragazzi. Si sono preparati ancora meglio fisicamente, si sono concentrati e quindi per me è stata una mossa fondamentale. Può essere il toccasana per incominciare a rivincere e a dare qualche punto in più ad una classifica che langue e che nessuno di noi si aspettava di trovarsi di fronte ad una situazione del genere. Certo, sarà il campo ovviamente a dirci, a rispondere al nostro quesito, però Mimmo, l'utilità di questo ritiro a tuo giudizio, intanto se lo hai condiviso e se pensi che in qualche modo possa servire al Napoli, vista insomma la precarietà della situazione. A cosa sarà servito, giustamente, come facevi osservare tu, lo scopriremo domani sera, vedremo che tipo di situazione si creerà nel dopopartita. Auguriamoci che possiamo tutti quanti, come dire, esaltare questa settimana di ritiro, perché vorrà dire che il Napoli avrà vinto. Ma il problema è che probabilmente il ritiro è stato, come dire, l'ultimo step per provare a rimettere in piedi il giocattolo, perché anche le dichiarazioni che ci sono state del procuratore di Varaschelia, poi risposta, parleremo anche di questo. Sì, la risposta di Osimhen, sicuramente hanno evidenziato uno stato di malessere che si vive all'interno dello spogliatoio, perché se non ci fosse stato questo malessere probabilmente il procuratore di Varaschelia non ne avrebbe detto queste cose, così come la risposta di Osimhen non sarebbe stata così piccata, volgare, probabilmente ne avrebbero discusso tra di loro e avrebbero risolto il problema. Ora, che cosa significa il ritiro? Gianni l'ha definito salutare. Ok, sono d'accordo, salutare, perché in questa settimana Mazzarri ha avuto modo di poter innanzitutto avere continuamente a colloquio i suoi giocatori, ma poi vedere con loro tatticamente, tecnicamente, come poter venire fuori da questa crisi. Un conto sono le due ore di allenamento e magari un conto poter ogni giorno avere anche uno scambio in una sala video, in una sala riunioni, dove potersi ritrovare e discutere. Allora facciamo una cosa, stasera abbiamo tantissimi contributi filmati, non ultima proprio la conferenza di Mazzarri, quindi prima di sentire gli altri ospiti io direi di sentire questo primo stralcio della conferenza stampa del tecnico del Napoli. Regia, se sei pronta, possiamo mandare in onda questo minutino di Mazzarri che parla appunto del ritiro e dell'utilità di questa soluzione scelta dalla società. Sentiamo. Io ho goduto a stare in ritiro, perché almeno potevo vederli, potevo dirglielo, potevo fare. Perché quando te fai l'allenatore e fai una partita, poi è capitato, io nel momento in cui sono venuto erano tutti big match, no? Tutti uno dietro un altro, e giochi ogni tre giorni e devi fare tutta la lavagna, sto male. Ora io mi sento già un po' meglio perché l'ho visti sul campo, gli ho detto se si doveva fare. Quando una squadra, che è il Napoli, che aveva fatto una buona gara col Monza e per sfortuna, secondo me, potevamo vincere anche all'ultimo minuto perché ce lo meritavamo, va a Torino e fa una gara che non rientra ne... Se sono giocatori professionisti, sono i primi a essere incavolati. Se c'è un nuovo allenatore che ha potuto lavorare poco, con loro, loro lo sanno che io volevo fare questo, non si è potuto fare. Se capita un'occasione, dopo una partita così brutta, di andare in ritiro, dovrebbero essere contenti come me, come tutti. Quindi, per rispetto dei nostri tifosi, per rispetto di una piazza importante, devono prendere coscienza che devono rendere.
E siccome sono persone che stanno bene, sono messi nella condizione, a meno che io e Pondrelli, come forse è successo e me ne assumo la responsabilità, abbiamo caricato troppo e non erano brillanti, questo ci sta, e la colpa è mia. Ma anche loro devono sapere che il Napoli, che ha vinto lo scudetto, è in una posizione che non è consona. Quindi è vero che è responsabile l'allenatore, è vero che è responsabile la società, ma è vero che devono anche loro rendersi conto e devono rendere di più. Quindi è una presa di coscienza di tutti. Non c'è nulla di male. Una volta ogni tanto può capitare. C'era un nuovo allenatore, è giusto che si lavori di più, che non si è potuto lavorare da quando sono arrivato. Punto. Non è un dramma. Sì, è chiaro, tutti vogliono stare con le famiglie. Per me i ritiri in generale non mi piacciono per prima a me, non li reputo nemmeno giusti nel 2024. Ci sono dei casi che vanno fatti dei sacrifici, tutti, per il rispetto dei tifosi e per la piazza. Allora, è un Mazzarri un po' diverso da quello delle scorse settimane? Mi rivolgo ad Antonello e Marco, come commentiamo questo passaggio della conferenza di oggi? Antonello. È un Mazzarri sicuramente diverso, perché ha coinvolto anche i calciatori, come è giusto che sia, perché anche i calciatori sono poi peraltro i principali protagonisti. Quindi, così come aveva fatto anche il direttore Meluso, no? Dopo la partita col Torino, sì. Mazzarri ha la nostra fiducia, anche i calciatori ora devono prendersi le loro responsabilità. E questa mi sembra un po' la continuazione, diciamo, di quella dichiarazione. D'altronde, noi parliamo di un Napoli giustamente in crisi, di un Napoli che sicuramente lascia molto a desiderare, però il tempo per recuperare paradossalmente c'è, lo dicevamo prima a telecamere spente, c'è la classifica, nonostante un Napoli bruttissimo, è ancora amica, c'è ancora la Supercoppa, c'è la Champions ancora da giocare, c'è questa stagione che è cominciata malissimo, finora naturalmente non ha regalato, come dicevi tu, nessun sussulto, neanche il calciomercato. Però mantiene ancora aperte delle porte, una speranza. E credo che però, naturalmente, questa speranza debba essere, come dire, spinta anche dalle prestazioni. Alimentata, adesso, certo. Il tempo sicuramente delle parole credo che sia, diciamo, terminato e bisogna vedere i fatti. I fatti, come diceva il mister, come diceva giustamente Mimmo, dopo questo ritiro, adesso però va bene tutto, però adesso in campo bisogna vedere un Napoli diverso da quello che si è visto finora. Marco. Ma guarda, intanto a me è piaciuto molto il richiamo di Mazzarri alla responsabilità dei calciatori, perché fino ad oggi, diciamo, sul banco degli imputati c'erano stati prima di tutto il presidente, poi Garcia col suo staff tecnico e soprattutto atletico, e poi naturalmente anche Mazzarri, che qualche scelta sbagliata l'ha fatta in questo periodo. I calciatori sono sempre stati tenuti un po' fuori, come se fossero in qualche modo loro vittime di un sistema che li penalizza, che è anche vero, perché sicuramente non sono stati messi nelle condizioni per esprimere evidentemente al meglio, sì, il loro potenziale, però è giusto che anche loro vengano richiamati alla loro responsabilità. Io poi, se vuoi il mio parere, non c'è una scala di responsabilità primo, secondo, terzo. Questo è un anno in cui stanno andando male tutte le cose, quindi evidentemente le responsabilità sono un po' di tutti. Di tutto il gruppo, compreso anche quel pizzico di malasorte che sta accompagnando il Napoli. Gli episodi, chiamiamoli arbitrali, così. Insomma, tutto quello che l'anno scorso è girato a favore del Napoli, quest'anno sta girando. È vero. Detto questo, il richiamo alla responsabilità dei calciatori mi sembra giusto, e anche l'osservazione sul ritiro. Io non ho mai fatto ritiri in vita mia, pur avendo giocato a pallone per una vita intera, però credo di poter dire a chi ha fatto calcio veramente che, come ha detto anche Mazzarri, i ritiri non piacciono a nessuno. Poi ci sono due provvedimenti che ritornano sempre quando le cose non vanno male. Uno è il ritiro e l'altro è il silenzio stampa. Sono due provvedimenti che sono stati entrambi presi, perché dopo la partita al Torino il Napoli non ha parlato, poi c'è stato il ritiro. Vediamo cosa comporta. L'utilità vera di questo ritiro è aver tenuto la squadra un po' isolata anche dal contesto cittadino, che sicuramente non è favorevole in questo momento. Allora, Sonia Sodano e poi il presidente Passaretti, giusto per, come dire, chiudere il cerchio su questa vicenda del ritiro. Un ritiro, hai sentito le parole di Mazzarri, no Sonia? Un ritiro che è stato deciso per ricompattare uno spogliatoio diviso, uso un eufemismo dicendo questa parola. Ma perché sto spogliatoio è diviso? Cioè, che cosa è successo? Beh, sicuramente quello che mi sento di dire è che questo ritiro, giustamente come qualcuno ha detto, non è punitivo, era doveroso. Forse non piacerà, ma comunque un Napoli così non ce lo saremmo mai aspettati.
perché lo spogliatoio è diviso, c'è tanto nervosismo. Siamo di fronte a un Napoli che non ha né testa né gambe, che scende in campo in maniera del tutto insensata, anche considerando quella che è stata la prestazione dell'anno scorso. Tra l'altro, Enzo, pensa che questo Napoli per 3 partite consecutive non è riuscito ad andare in gol, e questo non succedeva da 15 anni. Se poi andiamo a contare anche quella di Coppa, sono 4. Sono 4 ed è davvero terribile. Quindi non soltanto non riesce a compattarsi all'interno dello spogliatoio, ma purtroppo neanche in campo. Una situazione davvero incomprensibile, e tra l'altro abbiamo visto che purtroppo ci sono stati, lo dicevamo poc'anzi, anche delle incomprensioni generali con la risposta di Osimhen. Davvero, perché c'è nervosismo, perché nessuno si aspettava questa situazione, perché non ci sono delle conferme per i calciatori che scendono in campo e non si sentono tutelati, perché ognuno ha le sue responsabilità e il presidente ci ha promesso qualcosa e io non vedo l'ora. Presidente Passaretti, per chiudere il cerchio, poi facciamo vedere un'interessantissima slide e sentiremo anche Mazzari su questa questione che voi avete anticipato in studio, questa polemica tra calciatori, procuratori e chi più ne ha più ne meno. Sono rimasto molto colpito dalle parole di mister Mazzari. Il richiamo ai calciatori mi ha colpito molto, ecco. Probabilmente lui in questo periodo si è reso conto che non tutti quanti seguivano quelli che erano i suoi dettami, ed è chiaro che manca una figura carismatica che faccia da tramite tra i calciatori e la società. Però ripeto, quelle parole al richiamo ai calciatori, come a dire adesso non avete più alibi. Mi è piaciuto, però anche questo poi potrebbe diciamo, offrire il fianco ad eventuali passi falsi, ed è una situazione che in questo momento a me personalmente non mi piace molto, per cui spero che questo ritiro aggiusti le cose. Vedremo domani sera, come diceva Mimmo Malfitano, se sto ritiro è stato positivo o meno. Speriamo proprio di sì. Allora, io non per mettere il dito nella piaga, però la slide l'abbiamo preparata, la facciamo vedere, perché guardate, queste sono le differenze. No, ecco, è una slide, grazie Federico. Queste sono le differenze di punteggio alla fine del girone d'andata delle squadre, delle principali squadre del campionato. Guardate lì, l'Inter ha più 11 e guardate, fanalino di coda, il Napoli addirittura meno 22, cioè è veramente un qualcosa che probabilmente non è mai successo nella storia del campionato italiano di calcio. Avete già anticipato in parte l'argomento di cui parlerà adesso Mazzarri, tema procuratori. Sentite che cosa ha detto Mazzarri a proposito di questa vicenda che è scoppiata come un fulmine a ciel sereno in settimana. Mazzarri. Degli agenti io tendo, anche se sono agenti del calciatore Tizio, io tendo a parlare col giocatore dicendo, cioè, al di fuori ci pensano gli altri, voi cosa avete il dovere di fare? Quando entrate al cancello di Castel Volturno, pensate a allenarvi bene, poi gli altri, tanto ormai siamo in mano a procuratori, siamo in mano a chi gestisce questi ragazzi, loro, voi avete solo il dovere di staccare tutto, entrare qui dentro, la testa dei compagni non conta, conta la maglia, chi gioca a fianco a te lo devi aiutare perché gioca nel Napoli, conta il Napoli, tutto il resto a me non me ne frega nulla, quindi appena entro da quel cancello, a Quara, a quell'altro, quando tornerà là, dirò le stesse cose, poi quando uscite fuori, andate a casa dalle 8 in poi, se mi chiamano procuratori gli rispondete, ma dovete, il vostro dovere è fare bene i calciatori e dare il massimo per la maglia, questo è quello che io faccio tutti i giorni, quindi il resto mi isolo, io non mi interessa che le succede fuori. E allora, rapido giro con i nostri ospiti, rapido perché poi ho la prima interruzione pubblicitaria, vado da Gianni Improta perché anche qui, insomma, non le ha mandate a dire Mazzarri, no, sicuramente. No, ha detto delle cose, penso io, sacrosante da dire in questo momento storico. E purtroppo, io dico una cosa, Mazzarri è arrivato con tanta voglia di voler
dare qualcosa alla sua ex squadra, poi ritornava dopo tantissimi anni. E la partita con l'Atalanta forse ci ha illuso un po' tutti, perché quel risultato positivo sembrava che avesse risolto d'incanto i problemi che però c'erano e sono rimasti e poi sono venuti a galla. È un po' mascherati. Esatto, ha mascherato, tant'è vero che noi abbiamo elogiato Mazzarri con la vittoria con l'Atalanta e l'abbiamo elogiato anche nelle sconfitte. Però poi quando è scoppiato il bubbone, purtroppo anche Mazzarri va un attimino, come dire, chiamato in causa per quello che poteva fare e non ha fatto. Però queste dichiarazioni mi sono piaciute, perché ha messo il dito nella piaga, ha toccato i punti cruciali e quindi ci dobbiamo aspettare solo un qualcosa di positivo. Ne hai già parlato, Mimmo, nel tuo primo intervento, perché se in uno spogliatoio già così dilaniato si mettono, si inseriscono anche con le loro polemiche i procuratori e se poi i calciatori rispondono ai procuratori, andiamo a finire a mille e una notte, no? Ha detto bene Mazzarri. Ma guarda, io non credo che Milan, Inter, Juventus non abbiano di questi problemi. No, permettono. Di questi problemi non ne hanno. O se li hanno, li avranno, come dire, nascosti. Internos. Perché internos, giusto? Perché non esiste che gli ambienti di lavoro siano frequentati continuamente da procuratori. Non esiste che i procuratori mettano naso in ogni questione che non riguarda loro. Mazzarri, questa conferenza è stata molto importante. Perché? Perché Mazzarri per la prima volta ha deciso di difendere Napoli. In che senso? Ci ha detto mettiamo da parte tutti, calciatori compresi. Adesso giochiamo per la maglia. Giocare per la maglia. Allora, fino adesso, è la colpa di De Laurentiis? Certo, perché progettualmente la colpa è sua. La colpa è degli allenatori, certo, perché Garcia avrà sbagliato le sue. Mazzarri probabilmente sta cercando ancora di trovare la sua via. Ma ragazzi, in campo ci vanno i calciatori. E io ho sempre detto, sono mesi che ripeto, che il 70% delle colpe è dei calciatori. Sono loro e loro devono assumersi questa responsabilità, così come li ha costretti adesso con questa conferenza Mazzarri. Guardate, quelle parole sono parole dure, sono parole pesanti, che chi ha fatto il calciatore come Gianni sa bene che cosa significhino, ovvero, ragazzi, attenzione, è finito il tempo delle vacche grasse, adesso voi siete i responsabili di tutto quanto potrà accadere. Allora, chiedo a Marco se condivide, vi prego solo di essere estremamente sintetici perché ho la pubblicità. Sono rapidissimo, una cosa rapida su Mazzarri, oggi mi è sembrato un modo di comunicare che mi ha ricordato un po' Spalletti nel coinvolgere anche l'emozione della città. Lasciami dire, parlando di responsabilità, facciamo un po' di autocritica anche noi come organi di stampa. Attenzione, io sono il primo che nel mio telegiornale ho comunicato le dichiarazioni del procuratore di Kvaratskhelia, che ha parlato di Osimhen facendo un'ingerenza che poteva anche evitare. Quindi non voglio puntare, non voglio puntare il dito contro nessuno. Tu hai dato la notizia. Quindi sono stato che il primo, fare no, perché sembra che altrimenti che voglio colpevolizzare la categoria, chiaro, sono stato il primo a dire. Però secondo me dovremmo un attimo anche noi come categoria dare meno spazio a questi signori, perché se il calcio, la comunicazione del calcio, anche del calcio poi di quello che, di cui fruiscono i tifosi e gli spettatori, viene condizionato da tutto quello che dicono questi signori, che va in radio, in televisione, sui siti e sui giornali, secondo me dovremmo fare un passo in più. Antonello. Queste dichiarazioni di Mazzarri che mi sono piaciute fanno il paio, diciamo, con quelle che lui aveva già rilasciato in altre conferenze stampa, quando ha esortato la società a eventualmente, insomma, far andare via chi non più motivato, chi magari legittimamente voleva scegliere altre strade. E quando anche ha diciamo, apprezzato molto l'arrivo di
di Mazzocchi, perché lo ha visto motivato, caricato, ha detto ecco, questo è l'atteggiamento che mi serve, questo mi piace. Quindi devo dire che anche in questa circostanza, sì, poi ovviamente... È fin troppo caricato, l'ha detto anche lui facendo una battuta. Però poi lasciami dire, io poi preferisco un giocatore fin troppo caricato a uno che magari poi il contrasto non lo fa. Ah sì, perché, certo. Perché poi se devo, quindi se devo scegliere, scelgo un giocatore che in campo poi, se deve dare una randellata ogni tanto, la dà. Quindi è un Mazzarri molto diverso, secondo me, nell'approccio, e io sono convinto che lo vedremo anche molto diverso nelle scelte dei giocatori e anche nell'atteggiamento. Presidente Passaretti. No, sono d'accordo con quello che diceva Antonello, anche perché durante l'intervista ha richiamato un po' tutti quanti all'ordine, anche credo la stessa società, nel dire che una squadra ha non 11 ma 15-16 titolari, perché i 5 cambi oramai sono diventati indispensabili, e il Napoli in questo momento deve fare a meno di calciatori quali Anguissa, Elmas, Osimhen, e i sostituti non sono all'altezza sicuramente della situazione. Sonia, sarà estremamente rapida. No, io dico che mi è piaciuta moltissimo la comunicazione, spero che questa comunicazione sia anche però pratica in campo, con meno nervosismo per quanto riguarda il mister e un po' tutti. Ha fatto bene a richiamare diciamo, l'attenzione anche su quello che è l'operato dei calciatori, però ha fatto anche un'altra cosa Mazzarri, ha chiesto anche ai tifosi un po' di pazienza. Poi lo sentiremo nella seconda parte a proposito dei tifosi. Primo break pubblicitario, ci ritroviamo qui tra un paio di minuti, a tra poco. Oltre le solite offerte, da Euronics c'è il super saldi. Smart TV LG QNED 43 pollici a 449 euro. Dyson V10 Absolute a 399 euro. Samsung Galaxy S23 FE più Buds FE a 679 euro. Scegli la tua rata e paghi a maggio 2024 nei negozi Euronics Tufano aderenti. Euronics, un mondo più avanti. HDI Assicurazioni, ogni giorno al tuo fianco, con Corona Assicurazioni. La tua agenzia assicurativa sempre al tuo fianco, da 3 generazioni. Consulenza per famiglie, aziende e professionisti, con prodotti assicurativi e finanziari adatti ad ogni esigenza. Il nostro personale qualificato vi segue nella scelta della soluzione migliore. HDI Assicurazioni, per qualsiasi esigenza, ogni giorno al tuo fianco, sempre. HDI Assicurazioni, a Napoli è Corona Assicurazioni, al corso Novara 5. Io sono Vincenzo Setare, oggi rappresento la terza generazione di questa attività. Torre Annunziata era la capitale dell'arte bianca, oggi siamo rimasti solo noi, proprio per la caparbietà di fare sempre un prodotto di qualità e non di quantità. Siamo presenti un po' in tutto il mondo, nelle migliori gastronomie o enoteche. Una grande tradizione italiana, Sartoria Pisano. Uno stile che fa tendenza nella moda uomo, creazioni su misura, perfezione di dettagli, stoffe pregiate, tante linee per essere eleganti in ogni occasione. L'antica tradizione sartoriale di Pisano Giuseppe continua con i figli Francesco e Luca, profondi conoscitori della moda italiana. Pisano, sartoria napoletana, in via De Curtis, Caivano. Scegli il tuo parrucchiere, il tuo centro estetico, il tuo barbiere su www.beautytrip.it, la più grande piattaforma per conoscere e scegliere i migliori. Prenotati e prova.
Ritrovate il vero sapore della carne più genuina con la macelleria Fratelli Sagliano. Le più pregiate carni italiane lavorate in modo tradizionale. Un sapore unico e meraviglioso con il meglio delle carni bovine, suine, ovine e caprine. Qui i salumi della tradizione di produzione propria. Con suini di fattorie locali. Anche eccellenze enogastronomiche. Salumi, latticini, formaggi alimentari di alta qualità. Al Corso Italia 263, San Marcellino, provincia di Caserta. Servi Auto. In poche parole, tutto quello che serve per scegliere o noleggiare l'auto dei tuoi desideri. Un ampio parco di vetture, nuove, a chilometri zero, usato aziendale, microcar, noleggio a lungo termine. Servi Auto, al tuo servizio con assicurazioni, furto, incendio e rapina, installazione antifurti, finanziamenti in sede. Servi Auto, via Tevere 6, Casoria, Napoli. Zona Napoli è il momento però dedicato allo spettacolo. Io sono davvero felice di riavere ospite una delle più belle voci della canzone napoletana. È con noi Mario Maglione. Ciao Mario. Buonasera, buonasera, felicissimo di essere di nuovo qui in questa magnifica trasmissione con tanti carissimi amici. Ormai allora è doppio, fai parte della nostra famiglia. Certo, certo, caspita. E tra l'altro devo dire che stasera ci fai ascoltare un pezzo che io ho avuto modo di sentire molto bello, una canzone scritta da, Gragnaniello. Da Gragnaniello. Di tu il resto? Allora, io da un po' di anni a questa parte incomincio a innamorarmi a pezzi più moderni, no? Più nuovi. Non lasciando assolutamente, non tralasciando per niente anche perché quello è il mio pane quotidiano, certo. Però ogni tanto ne prendo qualcuna e me ne innamoro particolarmente, come l'ho fatto alcuni anni fa con bellissimo con Napulè di Pino Daniele. Però le canto a modo mio, cioè entrando in quella che è la mia tradizione, la mia classicità, insomma. Classico e moderno che si fondono, Mario. Ah, poi Gragnaniello è un autore, secondo me, che come l'ho detto di Pino Daniele, quando ho cominciato a sentire tanti anni fa i primi pezzi napoletani, Pino Daniele, ho detto, ecco, questa è la vera, la nuova continuazione napoletana, altissimo livello, come quella di Enzo. E ne conosco tantissime, ma in questo in particolar modo mi ha colpito tantissimo e ho fatto fare l'arrangiamento al mio arrangiatore, che poi è anche musicista che suona spesso con me, che è Gian Lorenzo Scott, che è dall'altra parte, che perché spesso suoniamo anche con, non solo più, solo con la chitarra. Sai, ormai, non so se l'ho detto l'altra volta, sì, quest'anno sì, compio 70 detto, anni, detto, sì. 50 anni di carriera, voglio cominciare a divertire un po'. Che secondo e allora ascoltiamo la canzone che si chiama Na Voce. Senza voce. Senza voce, bellissima. Mario Maglione. La canzone, poi. Che amore, mi voglio ridere ancora, aspettando la sera, che se fanno i rocieli, e se ne scendo solo, e se ne scendo coro, si mi resta su. Parla marinto suon amore, non mi scende, no, non mi importa niente, si passa ancora tempo, a te non ti fa niente, a me se piglio niente. Si manda un argento che ha già stimato a te, a te, a te. Parla ma d'amore, amore lascia in terra croce, parlo senza voce e senza più parole, che mi fanno male e faccio un malo cuore. Se non c'è st'amore, parlami d'amore, amore lascia in terra croce, parla senza voce e senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormenta, poi ci penso di te, che ci fa liberare.
morendo all'occhio a mo, ti voglio ridere ancora, aspettando la sera, casa fa nero cielo, e se ne scendo solo, e se ne scendo coro, si moresta su. Senza voce, ma con una voce davvero melodiosa, straordinaria. Mi piace molto questa interpretazione. È tutta mia, difatti quando l'ho mandata a Enzo, che l'ho fatta ascoltare, ha detto: è bella, l'interpretazione è tutta tua. Ed è un complimento, perché poi imitarlo sarebbe sbagliato e farlo anche male. Poi. Dopo torni per farci ascoltare un classico napoletano. Okay. Allora, torniamo adesso ai temi calcistici. Perché? Perché questo mercato, Gianni, doveva essere... un mercato scoppiettante, no? Questo di gennaio col Napoli in difficoltà, e invece finora, come recita il nostro titolo, tanto fumo e poco arrosto, per non dire proprio niente arrosto. Poco Mazzocchi. Sì. C'è rimasto il solo Mazzocchi per ora, poi, però noi confidiamo che arrivi qualcuno entro la fine di questo mercato. E tra l'altro Mazzocchi come è arrivato? Ecco. Da solo si è fatto fuori. Non l'abbiamo avuto per un tempo contro il Torino, non l'avremo domani contro la sua ex Salernitana. Insomma, è stato un acquisto però che per il momento ha toppato nel vero senso della parola. Sì, come dicevi tu ci aspettavamo un mercato più che scoppiettante, preparato, ecco, già pronto all'uso, mentre invece... facciamo i conti purtroppo con le concorrenti che appena vedono che il Napoli si fionda su un prospetto, anche le altre si muovono, e avendo poi forse più carisma del Napoli riescono a non fartelo prendere, perché io sto notando soprattutto su Samardic, per quanto riguarda questo calciatore, che c'è una concorrenza forse direi un tantino sleale, nel senso che loro sanno che il Napoli si è accordato con la società, e quasi al 100%. Però si inseriscono comunque. Però si inseriscono, e sono sincero, no, se è vero, non mi è piaciuto quello che ha fatto Giuntoli. Se è vero che ha parlato con il papà del calciatore. Non mi è piaciuto per niente. Io ho sempre rispettato Giuntoli per il suo modo di lavorare, ma questo modo di lavorare a Gianni Improta non va bene. Prego, Mimmo. Posso chiarirti una cosa, Gianni? Intanto alle mie spalle, scusami se ti interrompo, non è Samardzic ovviamente, ma è Traoré, perché è il nome nuovo accostato al Napoli. Prego, Mimmo. Samardzic... è un profilo di Giuntoli. Sì, sono due anni e Giuntoli segue questo ragazzo, l'avrebbe voluto portare lo scorso anno,
se ricordi bene, ma non c'è stato. Prima c'è stata l'Inter, poi non c'è stato l'accordo con il papà per i diritti d'immagine. Adesso il Napoli è ritornato sul giocatore e allo stesso modo c'è ritornato Giuntoli, col quale il papà aveva già una trattativa in piedi da Napoli, sì, e non l'avevano chiusa. Mm. E adesso, stando a Torino, avendo una disponibilità diversa, ma soprattutto la possibilità di contrattualizzare il giocatore senza tutte queste alchimie legate ai diritti d'immagine, alla durata. No, Mimmo, sono d'accordo, questo è un problema che c'ha il Napoli, quello di far leggere il papello dei 50 pagine. Però attenzione, che Giuntoli va a prendere Samardic e lo prende a luglio prossimo. Quindi sì, te lo sta togliendo. Voglio raccontare quello che successe quando il Napoli mi riacquistò dal Catanzaro. Io ritornai, fui acquistato, uno dei primi acquisti. Sto parlando del 1979. Cosa succede? Il signor Fellaino, insieme alla buonanima di Ciccio Degni, mi convocarono per farmi chiamare Paolo Rossi. Il sottoscritto chiama Paolo Rossi e Paolo Rossi accetta il trasferimento per venire a Napoli. Dopo pochi giorni mi richiama Paolo Rossi e mi dice: Gianni, mi dispiace, non posso venire perché si è fatta viva la Juve e ha detto che a luglio prossimo mi riporteranno. Pena che cosa? Non lo so. Non lo so. Pena che cosa? Allora questi soprusi, parlo io, Gianni Improvisi, si ripetono nella storia. Si ripetono ma non li accettano. Perché devo chiedere... nel calcio bisogna rispettarsi. Invece le altre società nei confronti del Napoli non l'hanno mai fatto. Insomma, è diciamo sempre il Napoli che ha rispettato gli altri. Diciamo pure che non c'è tanta simpatia per la dirigenza napoletana a livello di club italiani. Diciamo pure questo, che in federazione, in Lega, soprattutto tra i suoi colleghi, Aurelio De Laurentiis non è ben visto, non è una figura che ti crea subito empatia. Quindi di conseguenza anche in questo caso, diciamo, c'è anche lo sfizio a togliergli la polpetta dal piatto, come diciamo noi napoletani. Io voglio approfittare velocemente per dire la mia sul mercato. No, mi dispiace non contraddirti. No, dimmi. Non è arrivare qualcuno. A noi non serve qualcuno. Serve qualcuno pronto. A noi servono tre giocatori. Ci serve un centrale di difesa e due centrocampisti. Quello serve al Napoli. Adesso, come diceva Gianni, pronti via il 1° gennaio, tu già dovevi avere le tre situazioni fatte, i contratti firmati e dovevi soltanto annunciare. Sì. Oggi arriveremo alla partita con la Lazio, ovvero a fine gennaio, il 22, quando sarà? 24 gennaio, quant'è? 18, 20, ma non mi ricordo. Dopo la Supercoppa. Arriveremo a fine gennaio. E il Napoli che non si sa chi è arrivato, ancora, se è arrivato non qualcuno. Ha ancora i rinforzi. Allora, se bisogna comprare giocatori tanto per prendere qualcuno, ma non per farti il verso. No, ma figurati, no. Non per fare, se bisogna, ma è inutile, è un mercato inutile, anche Traoré. Questo è un ragazzo che finora ha giocato 20 minuti, è un ragazzo che ha avuto la malaria, appena è guarito. Allora, stai aprendo un dibattito che non finisce più. Cioè, da tifoso, come facciamo a spiegare al tifoso, visto che il Napoli è l'unica società attiva, l'unica società che può spendere soldi, e poi non riesce a prendere calciatori se si inserisce la Juve, l'Inter e il Milan? Il Napoli è l'unica società che potrebbe pagare cash. Perché fino adesso, allora, io mi chiedo, ma probabilmente la società è proiettata già al futuro, ha già un allenatore a cui sta pensando e se l'allenatore ha detto... Per me questi calciatori non sono ancora fattibili, aspettiamo un attimino, perché la società
ha il modo per poter acquistare i calciatori, perché è l'unica che può spendere in questo momento. Allora il dubbio è questo, perché non spende ancora? Allora, io mi devo fermare per la pubblicità, comunicazione di servizio per Federico. Andiamo direttamente al secondo passaggio pubblicitario. Torneremo tra un paio di minuti per continuare questo interessantissimo dibattito sul mercato, ma dobbiamo parlare poi anche della partita di domani tra il Napoli e la Salernitana. A tra poco. Vai oltre le solite offerte! Da Euronics c'è il super saldi! Smart TV LG QNED 43 pollici a 449 euro. Dyson V10 Absolute a 399 euro. Samsung Galaxy S23 FE più Buds FE a 679 euro. Scegli la tua rata e paghi a maggio 2024 nei negozi Euronics Tufano aderenti. Euronics, un mondo più avanti. HDI Assicurazioni, ogni giorno al tuo fianco, con Corona Assicurazioni. La tua agenzia assicurativa sempre al tuo fianco, da tre generazioni. Consulenza per famiglie, aziende e professionisti, con prodotti assicurativi e finanziari adatti ad ogni esigenza. Il nostro personale qualificato vi segue nella scelta della soluzione migliore. HDI Assicurazioni, per qualsiasi esigenza, ogni giorno al tuo fianco, sempre. HDI Assicurazioni, a Napoli è Corona Assicurazioni, al corso Novara 5. Silvi Moto, dalla passione per la moto, un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Uno showroom con un'incredibile scelta di moto, scooter, ciclomotori, seminuovi o vintage, ricondizionati e garantiti. Silvi Moto e concessionaria Piaggio, tutta la gamma, con finanziamenti personalizzati, anche ricambi e accessori. Via Don Bosco 23, a Fragola. MBS SRL, da oltre 20 anni sul mercato, con prodotti altamente tecnologici per la tua attività commerciale, come casse automatiche, sistemi per la ristorazione, dispositivi per chiamare i camerieri al tavolo. MBS SRL è leader nel settore verificatori banconote, selezionatrici monete, sistemi di videosorveglianza, sicurezza e innovazione con MBS SRL. Via Eugenio Perrotta, Succivo, Caserta. Caseificio Bruno Schiavoni, dal pascolo alla tua tavola. Alti standard qualitativi, filiera corta. Deliziati con i nostri prodotti. Da noi, il meglio dell'oro bianco DOP, la mozzarella di bufala campana. Caseificio Bruno Schiavoni, qualità e cortesia. Punti vendita a Cerra, sede centrale Casal di Principe, via Plutone numero 7, Traversa Circonvallazione. Telefono 081 81 63 275. Lo studio odontoiatrico di Rienzo offre ogni tipo di prestazione per il benessere della bocca. Pulizia, otturazioni, eliminazioni di carie, protesi fisse e rimovibili. Prenota subito la tua visita di controllo al numero che vedi in sovraimpressione. Per qualsiasi problema dentale, affidati all'esperienza dello studio di Rienzo. A Napoli, in via Egiziaca Pizzo Falcone 59 e in via Carditello 4 Sant'Ammaro Caserta. Studio di Rienzo, i campioni del sorriso. Lo studio odontoiatrico di Rienzo offre ogni tipo di prestazione per il benessere della bocca. Eccoci di nuovo in studio, ancora mezz'ora da vivere
insieme agli ospiti di Extra Time Zona Napoli. Io devo ancora una volta ricordarvi la telepromozione di Euronics Tufano che vi porta allo stadio regalandovi due biglietti per assistere alla prossima partita. La domanda è la seguente: Napoli e Salernitana si sono affrontate dal dopoguerra 4 volte sul campo degli azzurri. Vogliamo sapere come si è conclusa la prima sfida, il primo derby tra queste due squadre. I primi due che risponderanno esattamente vinceranno i due biglietti per assistere alla partita del Napoli. Torniamo all'argomento mercato, che però vorrei esaurire velocemente, se me lo consentite, perché poi vorrei parlare, Antonello, anche della partita, no? Che è l'argomento più attuale. Mercato, allora, per me il 1° gennaio, diciamo, Mimmo diceva 3 giocatori, io mi permetto di non essere d'accordo, perché per me i giocatori devono essere 4, perché i difensori anche 2, atteso che Juan Jesus non è più giovanissimo, Sigard gioca poco, Rachmani quest'anno e poi l'infortunio di Nathan. Non sta ripetendo le grandi prestazioni dello scorso anno. Quindi, però mi rendo anche conto e condivido in pieno quello che diceva il presidente Passarete sul fatto che oggi acquistare dei giocatori che poi magari l'anno prossimo, se non dovesse essere Mazzarri il nuovo allenatore, potrebbero non tornare utili alla nuova guida tecnica, poi questo andrebbe a creare un ulteriore problema al Napoli rispetto a quelli che già ci sono attualmente. Quindi, oltre poi alle difficoltà conosciute del mercato di gennaio, io credo che al di là delle parole del presidente, che giustamente aveva detto insomma cercheremo di fare qualcosa, ci sono delle difficoltà proprio oggettive. Non è facile in questo momento uscire, secondo me, da questa matassa. Lunghe, estenuanti trattative. Volevi intervenire, Mimmo? No, mi... No, stavi completando. Dire, tutto questo avviene per un motivo, perché l'allenatore ovviamente lo sceglie il presidente, ormai innamorato di questo 4-3-3 che è il suo modulo, quindi non ci aspettiamo l'anno prossimo un allenatore diverso. Ecco perché, e rispondo al presidente che prima chiedeva come si fa a prendere i calciatori, lui non è che già conosce l'allenatore, lui già sa che modulo giocherà il prossimo anno, quindi sceglierà l'allenatore in base al modulo. Per cui Conte a Napoli non potrà mai venire. Ma infatti Conte a Napoli non ci verrà mai, ma stai scherzando? Là ci sono società, il Milan per esempio, che già sta parlando, sta già discutendo e sta già mettendo sul piatto della bilancia un ingaggio che va dai 12 ai 14 milioni. Probabilmente un progetto anche... È con un progetto di un certo spessore, chiaro. Lunghe, estenuanti trattative, non ultima quella con Samardžić e Marco, e poi alla fine sfuma tutto. Cioè, è normale secondo te? Io penso che sia normale, le dinamiche del mercato sono quelle. Io non sono mai stato appassionato di calciomercato, perché poi io credo che le azioni di disturbo nel mercato non le fanno, credo io, nei confronti del Napoli, le facciano un po' tutti, nei confronti di tutti. Stiamo parlando di tutti i giocatori bravi che non spostano gli equilibri. Secondo me, se Samardžić va alla Juventus ce ne faremo una ragione. Io non sono convinto che vada alla Juventus. Il Napoli ha bisogno di giocatori più per una questione di qualità. Per nel senso questione... che sei convinto che alla fine il Napoli riesce a prenderlo? Io penso che sia ancora aperta la porta, insomma, non credo che sia ancora stabilito tutto. Ma ripeto, il Napoli ha bisogno di 3-4, come dice Antonello, giocatori non tanto per una questione di qualità. I giocatori del Napoli non sono scarsi, ragazzi. Noi qua stiamo facendo il quadro della disperazione, perché stiamo vivendo un momento difficile, non il più nero della storia di De Laurentiis, come hai detto tu all'inizio della trasmissione. Non sono d'accordo, questo è un momento di passaggio, ma non è un momento nero. Perché il Napoli è stato anche in Serie B e in Serie C. Quindi non facciamo il quadro più nero della mezzanotte. È un momento difficile che sta vivendo la squadra, con giocatori che fino a qualche mese fa insomma hanno vinto il campionato, questi signori. Non è che stiamo parlando di giocatori, è vero, Rachmani, Juan Jesus, Kvaratskhelia, non stanno rendendo, ma non sono diventati scarsi tutto contratto. Evidentemente c'è qualche altra cosa, e non sarà Samardžić o Traoré a cambiare le carte in tavola. Cambia invece l'arrivo di nuovi giocatori, perché magari portano linfa vitale, nuovo entusiasmo. Quello può cambiare lo stato d'animo anche di quelli che ci sono. Quella può essere la chiave di volta della stagione. La priorità è e rimane comunque quella del difensore, no Sonia? Anche se in questo momento il Napoli sta cercando qualcuno a centrocampo, poi anche perché il Mas ormai ci ha abbandonato,
e francamente io spero che arrivi qualcuno per fine gennaio. Non so se ti ricordi, a dicembre io ho proprio dato come commento la mia perplessità sugli acquisti di gennaio, perché è sempre molto complicato. E giustamente è ancora più strano vedere il Napoli come unica società ad avere soldi e non riuscire ad acquistare. Francamente io sì, spero che possa arrivare anche un centrale in difesa, perché secondo me è di fondamentale importanza, però sarà complicato ancora di più vedendo anche quelle che purtroppo sono le prossime partite, perché attenzione, anche quella fa la differenza per quanto riguarda il discorso che faceva Marco sulla qualità purtroppo di gioco dei calciatori attuali. E a proposito di prossime partite, anche perché Presidente, in questo momento, no, ho sentito parlare anche di Buongiorno del Torino, sì. In questo momento Buongiorno serve al Torino, per cui al mercato di gennaio non te lo sicuramente danno, certo. Non te lo danno, no. Non so se è chiaro come concetto, per cui sì. Anche questa è una difficoltà oggettiva che il Napoli non riesce ancora. La sola squadra che ha tratto vantaggi negli ultimi 10-15 anni dal mercato di gennaio ed è stato il Milan con Allegri, quando ha vinto lo scudetto, quando è arrivato Boateng, quando è arrivato Cassano, che hanno svoltato, hanno cambiato proprio faccia. Giocatori importanti, per certo, giocatori di livello assoluto. Allora, se tu hai la forza di poter prendere giocatori in grado di farti la differenza e di cambiarti le cose. Ci sono oggi in Italia questi calciatori? Ci stanno, però costano, e sicuramente chi ce l'ha in questo momento, come dicevi tu, Buongiorno, è un ottimo difensore. Ma Cairo non lo darebbe mai, non te lo darà. Magari sono squadre che anche loro devono raggiungere degli obiettivi importanti, quindi non si possono privare di un calciatore magari per loro fondamentale senza avere poi magari il tempo tecnico di andarlo a sostituire. Mi permetto di aggiungere che come si usa dire a Napoli, la società da sola si è incartata. Vale a dire, non riesce più ad uscire da questa situazione che si è venuta a creare, perché effettivamente il ragionamento va fatto in futuro. Chi è l'allenatore? Quei prospetti elencati gli stanno bene per l'anno prossimo? E anche questo può essere un freno alla chiusura delle trattative, perché altrimenti stiamo sempre lì a dire che la colpa è di De Laurentiis, perché ti presenta un contratto di 50 pagine. Gianni, scusa. Può darsi che questo step è stato vogliamo superato. Vogliamo aprire il dibattito sulla partita di domani, Mimmo? Sì, chiudo subito. Sì. Abbi pazienza. Giusto per chiarire, il mercato di luglio, cioè Garcia non c'entra niente. Sì, sì. Non so se mi spiego. Sì. Quindi Garcia è arrivato e ha trovato quei giocatori che ha preso il Napoli, cioè ha preso De Laurentiis e il suo staff. Tu stai dicendo che non è contento di aver sbagliato quest'anno, ma vuole continuare a sbagliare. Vabbè, ma io penso che anche i calciatori che non sanno chi c'è l'anno prossimo hanno qualche dubbio. E allora io aprirei su Napoli-Salernitana, prima però vi faccio sentire che cosa ha detto Mazzarri in conferenza quando, a proposito dei tifosi, ha chiesto appunto al pubblico del Maradona di dare una mano ai suoi giocatori in palese difficoltà. Sentiamo Mazzarri e poi commentiamo in studio. Un momento un po' particolare per il Napoli. E io, siccome so com'è la gente di Napoli, chiedo un piccolo aiuto domani allo stadio, che questi ragazzi, non io, perché io ormai ho 23 anni, posso sopportare tutto e poi io non gioco, non vado in campo. I ragazzi per 95 minuti, com'è lo spirito dei napoletani che amano la propria squadra, gli diano una mano fino al 95esimo, che provino a dargli quel qualcosa in più che gli hanno sempre dato. Poi se alla fine non saranno contenti è giusto che si fischi, si faccia quello che si deve fare. Questo mi sento di farlo e di dirlo, perché penso sia la cosa giusta, ma non ho dubbi che la nostra gente starà vicino a questi ragazzi che passano un momento di difficoltà. Questo lo posso dire tranquillamente, è il motivo per il quale sono venuto qui, proprio per fare questo piccolo grande appello. E guardate ragazzi, fate il conto, da quando sono arrivato io forse domani mancano 6-7 giocatori che c'erano nella rosa efficiente a Bergamo, ma questo non vuol dire che quelli che manderò in campo non siano all'altezza di fare intanto un gioco diverso da quello del Torino, che si rigiochi bene come si è fatto in tante partite e che questa volta si cerchi anche un po' più con cattiveria il risultato. È chiaro che i giocatori, se siamo numericamente
pochi e ci sono giocatori che erano importanti e non ci sono. E ora io che devo dire, queste considerazioni le potete fare tranquillamente voi. Io devo pensare che quelli che ho a disposizione gli metta una carica addosso come una molla e li faccia andare a mille per poter superare questo ostacolo. Punto. Allora, Mimmo Amalfitano, commentiamo queste parole di Mazzarri, perché ha detto tante cose giuste, però poi alla fine la frecciatina l'ha lanciata quando ha detto alcuni giocatori che c'erano l'anno scorso non ci sono, questi sono, commentate voi. No, io dico che, dicevo ora con Antonello, che secondo me questa è stata una grande conferenza stampa. Eh beh, sì. Cioè, devo dire che Walter si è superato, sì, perché ha detto delle cose estremamente giuste. Io ti dirò, sabato dopo la partita di Torino ero talmente incazzato, io ho detto la colpa è pure nostra, di noi napoletani che andiamo a riempire lo stadio, non li lasciamo. Oggi, così a mente fredda, sbollita la rabbia, ascoltando anche le dichiarazioni di Mazzarri, anch'io mi sento di dire alla gente, ai tifosi, andiamo allo stadio, sosteniamolo. È un momento Napoli, difficile. Perché il Napoli comunque, sì, va sostenuto. Ora, a prescindere dalle reazioni di pancia che tu puoi avere per rabbia subito dopo una sconfitta, però trovo pertinente quello che ha detto Walter a proposito dell'appello che ha fatto alla gente di Napoli. Andiamo allo stadio, andiamo a sostenere la squadra domani. Quello che tu dici a proposito dei calciatori è vero. È vero, perché quei calciatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza, quest'anno stanno danneggiando il Napoli. Sì. E obiettivamente, e allora quando lui dice ma siete gli stessi dell'anno scorso, siete quelli che avete vinto uno scudetto, e allora com'è che adesso andate in campo? Eravate dei campioni prima e siete dei bidoni oggi? No. Vi devo far vedere, Mimmo, faccio vedere anche a te una serie di slide che ha preparato la collega Sonia Sodano a proposito della partita di domani. Prego la regia di metterle in onda in rapida successione. La prima, ecco, vedete, riguarda una marea di indisponibili che ci sono sia da una parte che dall'altra. Per la verità, dobbiamo essere onesti, guardate quanti giocatori saranno assenti in questo derby, un po' il derby degli assenti, no? Anche la Salernitana ha due giocatori in Coppa d'Africa, insomma c'è un po' di infortunati, questi sono gli indisponibili. Vediamo anche la scheda che riguarda la formazione Granata, questo è il bilancio di quello fatto nel girone d'andata dalla squadra della Salernitana, che è ultima in classifica, e vediamo anche quella sui diffidati, perché questa slide, ecco, facciamola vedere, grazie Federico, quella sui diffidati, che sono tanti, della partita, perché qui devo dirvi una cosa: in caso di cartellino giallo la squalifica non verrebbe scontata nel turno di Supercoppa, come qualcuno aveva erroneamente ipotizzato, ma nella successiva gara di campionato, vero Antonello? Assolutamente sì. Sì. E allora? La partita di domani è una partita fondamentale, perché al di là del fatto che valuteremo anche quello che è successo poi in questo ritiro, ma naturalmente non può essere la sola partita con la Salernitana, no, ad essere esito definitivo di questa settimana, ma è chiaro che tutti quanti ci aspettiamo una reazione in termini di prestazioni, in termini di agonismo, in termini di cattiveria, come ha detto Mazzarri, anche in fase realizzativa. Qui però mi aspetto che Mazzarri finalmente faccia giocare Simeone, perché sinceramente non capisco come mai una squadra che non fa gol da quattro partite, c'è un centravanti, l'unico attaccante lo tiene in panchina, c'è un centravanti che probabilmente, tranne forse Inter, Juve, ma giocherebbe titolare credo in quasi tutte le squadre in Serie A, e non gioca. Questa è una cosa che sicuramente per un allenatore come Mazzarri, a cui piace tanto far giocare gli attaccanti, è una cosa che ancora non sono riuscito a comprendere. Antonello, il Napoli fa giocare titolare il centravanti della nazionale. Ma non è un centravanti, per me era Spadoni. Ho capito, ma con Spalletti in nazionale è lui che gioca. È perché non c'è nessuno in Italia. Che non c'è nessuno. Perché secondo me Raspadori è una buonissima seconda punta, può fare un sottopunta, ma il centravanti peraltro non ha quella fisicità, non dà la profondità. È un, diciamo, non avendo la profondità fa anche salire un po' la difesa avversaria. Con Simeone il Napoli si allunga, tiene i difensori centrali avversari un po' più, diciamo, spostati dal resto della squadra, insomma riempie più l'area di rigore, un giocatore che di testa sarebbe il caso di tentare, perché non gioca,
Io li farei giocare insieme, perché per me insieme significherebbe dare più peso all'attacco, quello che è mancato. Il Napoli, c'è il mister in prota, c'è il Mimmo, sono insomma più esperti di me, ma il Napoli riempie poco l'area di rigore, si ostina a fare questo gioco palla che è sterile, non produce, diciamo, effetti importanti. Allora riempiamo l'area di rigore, mettiamo Simeone, una spizzata, un fallo, un calcio di rigore, con Raspadori dietro che la porta la vede, sa tirare bene dalla distanza. Cioè non diamo a Raspadori il peso di tutto l'attacco, mettiamoli tutte e due in una situazione e poi... Anche io sono d'accordo con te, basta con questo. Dovete essere un po' più sintetici, vi prego, perché ho un altro break pubblicitario. Sì, chiedo scusa se mi sono allungato, ma era bene. Gianni, volevo sapere se condividi quanto detto poco fa da Antonello e quanto suggerito dal presidente Passaretti sulla partita e anche sul fatto che continua a giocare Raspadori, che è pur sempre il centravanti della nazionale. Io mi sono già espresso in merito qualche tempo fa e dissi non vorrei che Raspadori fosse imposto a Mazzarri, sarebbe molto riduttivo, e perché dobbiamo ragionare anche in questi termini, perché se tutti più o meno siamo d'accordo che Raspadori, anche se nasce prima punta attaccante, però poi diventa sottopunta, ecco, può giocare in un 4-4-2 e va più che bene. Dovrebbe Mazzarri anche cambiare atteggiamento tattico. Questo non succede e, ripeto, non vorrei che l'imposizione su Raspadori metta, ammesso, Garcia in difficoltà. Sta mettendo pure Mazzarri in difficoltà, perché siamo tutti d'accordo su una scelta, quella di far riposare un po' Raspadori e inserire Simeone. Ma questo non accade mai, e allora perché? C'è un motivo. L'altra volta dicemmo che succede domani. Dicemmo con Mimmo che eravamo d'accordo, può darsi che quel tipo di calciatore Mazzarri non lo vede tanto, per movimenti, per ho capito, però è l'unico attaccante vero. Evidentemente, da qua non si scappa. Allora, Sonia e Marco, per chiudere il cerchio su Napoli-Salernitana. Io penso che Gianni abbia inquadrato perfettamente il problema e il modulo, perché io sono convinta come te della qualità di inserire entrambi, ma il problema è il 4-3-3, cioè quello deve fare e quello fa. E questa è la problematica per cui vediamo comunque Simeone inserito magari a partite in corso e non dal primo minuto, perché secondo me Simeone veramente può essere non la, diciamo, la soluzione a questo Napoli, attenzione. Sì, sono d'accordo. Però l'occasione. Da tenere presente una cosa, che se visto Zielinski come si sta comportando ultimamente, se lo togli un po' e giochi solo con due centrocampisti, vale, non è un problema. Lui ha fatto capire che domani ci sarà qualche novità. Fammi aggiungere, poi vedremo. Questa cosa, siccome a me piace molto il calcio esteticamente, sì, la nuova posizione di Varaschella a me personalmente non piace tanto, perché Varaschella è nato per liberarlo dalle griffie della fascia, deve saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Però ormai hanno imparato lo so, ma però allora l'allenatore è lì che deve apportare qualche variante tattica. Marco, su Napoli Salernitana, chi arriva meglio secondo te delle due squadre? È una partita complicata, perché la Salernitana, a dispetto della posizione in classifica, è paradossalmente in un momento migliore rispetto all'inizio del campionato, perché ha perso immeritatamente, se vogliamo, in maniera anche sfortunata, con la Juve, inferiorità numerica, e quindi arriverà a Napoli caricata a mille, anche perché ricordiamo loro ci hanno rimandato di una settimana la festa Scudetto, che non contava nulla, però un po' di amaro in bocca ce l'hanno lasciato quel giorno. Ci hanno anche sfottuto parecchio su questa cosa. Per quanto riguarda l'appello ai tifosi, lo condivido, non ce n'era bisogno. Secondo me i tifosi sono dalla parte del Napoli dalla prima stagione, e ci mancherebbe altro. Noi dobbiamo essere riconoscenti a questo gruppo, perché sei mesi fa ci hanno fatto vivere un sogno che neanche ci saremmo mai aspettato. Sì. E se consideriamo che la Roma ha un punto più del Napoli, non gioca la Champions, è fuori dalla Coppa Italia. Cosa dovrebbero dire i tifosi della Roma? 60.000, Mourinho guai a chi lo tocca, e non si permettono di criticare la squadra. Devo fermarmi per l'ultimo spazio pubblicitario, tra due minuti saremo di nuovo qui per le battute finali, a tra poco.
Io sono Vincenzo Setaro e oggi rappresento la terza generazione di questa attività. Torre Annunziata era la capitale dell'arte bianca. Oggi siamo rimasti solo noi, proprio per la caparbietà di fare sempre un prodotto di qualità e non di quantità. Siamo presenti un po' in tutto il mondo, nelle migliori gastronomie o enoteche. Una grande tradizione italiana, Sartoria Pisano. Uno stile che fa tendenza nella moda uomo. Creazioni su misura, perfezione di dettagli, stoffe pregiate, tante linee per essere eleganti in ogni occasione. L'antica tradizione sartoriale di Pisano Giuseppe continua con i figli Francesco e Luca, profondi conoscitori della moda italiana. Pisano, Sartoria Napoletana, in via De Curtis, Caivano. Scegli il tuo parrucchiere, il tuo centro estetico, il tuo barbiere su www.beautytrip.it, la più grande piattaforma per conoscere e scegliere i migliori. Prenotati e prova! Ritrovate il vero sapore della carne più genuina con la macelleria Fratelli Sagliano. Le più pregiate carni italiane lavorate in modo tradizionale. Un sapore unico e meraviglioso con il meglio delle carni bovine, suine, ovine e caprine. Qui i salumi della tradizione di produzione propria. Con suini di fattorie locali. Anche eccellenze enogastronomiche. Salumi, latticini, formaggi alimentari di alta qualità. Al Corso Italia 263, San Marcellino, provincia di Caserta. Sibimoto, dalla passione per la moto, un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Uno showroom con un'incredibile scelta di moto, scooter, ciclomotori, seminuovi o vintage, ricondizionati e garantiti. Sibimoto e concessionaria Piaggio, tutta la gamma, con finanziamenti personalizzati, anche ricambi e accessori. Via Don Bosco 23, a Fragola. MBS SRL, da oltre 20 anni sul mercato, con prodotti altamente tecnologici per la tua attività commerciale, come casse automatiche, sistemi per la ristorazione, dispositivi per chiamare i camerieri al tavolo. MBS SRL è leader nel settore verificatori banconote, selezionatrici monete, sistemi di videosorveglianza, sicurezza e innovazione con MBS SRL. Via Eugenio Perrotta, Succivo, Caserta. Servi Auto. In poche parole tutto quello che serve per scegliere o noleggiare l'auto dei tuoi desideri. Un ampio parco di vetture, nuove, a chilometri zero, usato aziendale, microcar, noleggio a lungo termine. Servi Auto, al tuo servizio con assicurazioni, furto, incendio e rapina, installazione antifurti, finanziamenti in sede. Servi Auto, via Tevere 6, Casoria, Napoli. Allora, ultimi minuti da vivere insieme qui nello studio di Extra Time Zona Napoli. Io devo ringraziare come sempre l'antica Sartoria Pisano, un brand sempre più in voga nel campo della moda maschile, e devo ringraziare anche gli amici di Sibi Moto di Afragola. Adesso è il momento di sentire nuovamente il nostro Mario Maglione. Eccoci qua, allora facciamo un pezzo dedicato a Napoli, con giusto il testo. Sta amor ma teneva, ma matena incatenata sempre. Ancora, il nostro, eh? No, sempre, ci terrà sempre. Che, vero? Ecco, Mimmo ha indovinato il titolo. Che là, bravo, bravo Mimmo, bravo. Mario, okay. Maglione. Thank you.
detto basta e ma son liberato. Ma pare che un turchino cielo, ma pare che lucendo sol, io ora canta pa felicità. Che la la, che la la, ma va dicendo che mi vuole assare, sa crede che mi faccio sangamare, sa crede che mi pazzisco e poi mi stare. Che la la, che la la, non sapevo che piacere che mi fa, ma ne piglia una tacchio bella e se della rastarrà. Che la la, che la la, che la la. Ah, ieri mi ha mandato un biglietto pa' figlio do portiere di rimpetto, ma scrive che non è felice e che vorria con me fa pace, ma io mi sto gustando la libertà. Che la la, che la la, ma va dicendo che mi vuole assare, se crede che mi faccio sangamare, se crede che mi pazzisco e poi mi sparo. Che la la, che la la, sapo che piacere che mi fa, ma ne piglia una tacchio bella e se della restarrà. Che la la, che la la, che la la. Che piacere che mi fa, ma ne piglia una tacchio bella e se della restarrà. Che la la, che la la, che la la. Grazie Mario Maglione, ti aspettiamo presto qui ad Extra Time. Grazie Mario. Esatto, quanto prima, grazie a voi. Comunque allora, rimango qui fino ai saluti. Assolutamente, allora manca pochissimo, la trasmissione è praticamente finita. Dopo la gara con la Salernitana, il Napoli volerà in Arabia per la semifinale con la Fiorentina di Supercoppa. Chiedo agli ospiti, davvero 10 secondi a testa, un parere su questa partita e su come magari la vittoria in Supercoppa potrebbe cambiare questa stagione del Napoli. Marco, sinteticissimo. No, i miei 10 secondi li utilizzo invece per ringraziarvi in maniera particolare, Saverio Passaretti, perché da un po' di tempo mancavo a questa trasmissione, alla quale io sono legatissimo per vari motivi. Tu sei stato conduttore per tanti anni di Extra Time. Grazie a tutti, perché poi è la prima volta che vengo qui da campione d'Italia, perché l'ultima volta non abbiamo vinto. Ma non vedo lo scudetto sulla giacca. Quello sta dentro, sotto pelle. E quindi grazie a tutti. Grazie a te per essere venuto. Mimmo. Ma io dico solo questo, se dovesse riuscire sarebbe una grande impresa, visto il Napoli attuale. Antonello. Sarebbe bellissimo portare un trofeo, perché io sono di quelli che vuole vincere sempre, cioè arrivare secondo non mi piace. Vincere è bellissimo e potrebbe essere intanto dare un senso alla stagione e dare anche un moto, diciamo, di entusiasmo per ripartire anche in campionato. Gianni Prota. Iniziamo prima dalla Salernitana, pensiamo a battere la Salernitana. Dopodiché ci proietteremo anche, sperando che ci sia veramente una rabbia nel vero senso della parola. Prima Sonia, lascio per ultimo il presidente Passaretti. Sonia, una soddisfazione. Che sensazioni hai su questa partita con la Fiorentina? È difficile perché comunque la Fiorentina sta molto meglio. Però sarebbe una soddisfazione, la speranza c'è tutta. Presidente Passaretti. Sposo in pieno la tesi di Gianni. Pensiamo a battere domani sera la Salernitana
e poi dopo tutto quello che viene è tutto super. E pensiamo alla Supercoppa. E a proposito, io devo dirvi che proprio per aspettare l'esito delle due semifinali di Supercoppa, noi la settimana prossima andremo in onda non venerdì, ma sabato sera, sempre alle 22:30, sempre qui su Prima TV. Arrivederci.